Camer, ristrutturazioni d'interni, via Aldo Moro 38, Sondrio. Il teatro come forma d'arte per risvegliare nei bambini emozioni e sentimenti che il Covid ha un po' assopito. Un laboratorio teatrale che ha favorito la riaggregazione, la socializzazione e il desiderio di stare insieme. In cabina di regia l'Istituto Comprensivo 2 Damiani di Morbegno. Il progetto era partito lo scorso anno, ma la pandemia ha bloccato tutto. Quest'anno l'iniziativa è stata riproposta e messa in campo all'esterno per il rispetto delle normative anti-Covid. Questa mattina studenti della scuola primaria Paravicini di Campovico hanno messo in scena uno spettacolo teatrale. Siamo riusciti a realizzare questo progetto molto bello, basato sulle emozioni, quindi è stata coinvolta tutta la scuola dalla prima alla quinta. Hanno fatto questo laboratorio di 10 incontri e era appunto il tema le emozioni. Ogni classe ha realizzato un video spettacolo finale a tema delle emozioni, ogni classe è diverso. Qualche classe l'ha inventato proprio da zero, qualche classe ha preso spunto da alcuni libri che ho proposto io. La socialità, l'apprendimento si coniugano in lezioni all'aria aperta con un'esperta esterna. Tutto questo è stato realizzato grazie alle risorse dei docenti che hanno ancora una volta progettato interventi di miglioramento dell'offerta formativa e con il contributo anche delle famiglie che hanno finanziato il progetto teatro. In questo momento il teatro può aiutare a superare la barriera del distanziamento sociale e della comunicazione. Attraverso il teatro sono riusciti comunque ad esprimersi, a tirare fuori appunto le proprie emozioni, anche perché era basato proprio anche su questo il tema, e hanno potuto anche muoversi nello spazio, incontrarsi tra loro anche senza toccarsi. Sicuramente un po' è mancata quella parte del teatro che è sempre presente del toccarsi anche tra di noi, però siamo riusciti comunque a fare un bellissimo lavoro. Un progetto che rappresenta anche un'occasione per recuperare quel bisogno di normalità, ecco, che la scuola sta vivendo dopo il lockdown e dopo alcune interruzioni dovute a quarantene e misure che sono state assunte per il contenimento dell'emergenza. L'avvio del piano scuola estate si avvicina, un'opportunità per recuperare il tempo perduto. Buona la risposta iniziale da parte delle famiglie. Piano estate partirà già nel mese di giugno con attività di recupero degli apprendimenti per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, attività invece di socializzazione, attività laboratoriali, ancora quindi teatro, pittura, sport, potenziamento delle competenze in lingua inglese per i bambini delle scuole primarie.